con il sindaco di Quarto, dottor Giarrusso, vogliamo fare un attimo il punto della situazione della discarica alla Cava Castagnaro. Prego, sindaco. Che dire, non lo so che cosa vuole sapere. Il punto della situazione è questo. Ieri il tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, ringraziando Dio, non è saltato, ha dato da destinarsi. Quindi diciamo, abbiamo ancora un po' di tempo per cercare di far stralciare Cava Castagnaro dal piano della regione. E quindi continuiamo questa battaglia in tutti i modi. Oggi ancora manifesteremo anche gli altri giorni e speriamo che ci diano ascolto. Molto in un flash, si tratta di una vera e propria discarica oppure si tratta di un posto dove depositare del FOS, della frazione organica stabilizzata? Qual è il suo giudizio? Si tratta di discarica. Si tratta di discarica. Si tratta di monnezza. Suppongo che questa sia la ragione. Questo è il grosso problema, si tratta di monnezza. Si tratta di monnezza. Perfetto, la ringraziamo sindaco e le auguriamo. Buongiorno. Dottor Secone, da ex sindaco di Quarto, vorremmo sapere qual è la sua posizione rispetto a questa manifestazione e soprattutto rispetto alla cava al Castagnaro. Ma la mia posizione è chiara come tu vedi Spinelli, la Camorra ha tentato di impossessarsi di questo territorio agli Spinelli, con tutti i mezzi. Uno dei motivi per cui sono andato a casa è perché non gli abbiamo consentito di poter portare avanti un'operazione lucrosa e criminale sul territorio. Ora ci tentano con il Castagnaro, ma il protagonista è sempre lo stesso, la Camorra. Infatti fummo francamente, anche personalmente, fui molto meravigliato dal fatto che il giorno prima lei portò in piazza circa 20.000, se non oltre, abitanti flegrei, non solo di Quarto ma flegrei, e il giorno dopo lei fu dimissionato. Così è, la cosa è stata simpatica. Il giorno antecedente addirittura facemmo un consiglio comunale congiunto tra tutti i comuni flegrei, la notte stessa raccolsero le firme. È un affare enorme, tenga conto che praticamente questa è un'operazione da 47 milioni di euro. Tenga conto che la spazzatura oggi vale più oro di quanto valga il vero oro, tenga conto che se le tonnellate di rifiuti che devono portare sono 576.000, se uno ci ragiona e basta guadagnarci un euro a tonnellata sono 576.000 euro. Tenga conto che una volta che viene chiusa la cava del Castagnaro, l'eventuale discarica, rimane sotto osservazione per 30 anni, cioè sono cifre allucinanti, ora non voglio tediare nessuno, ma se uno le andasse a enumerare si rende conto che non è tanto un'operazione per l'ambiente e per i rifiuti, ma è una squisita operazione economica. Grazie sindaco, lo ringraziamo. Grazie. Molto per la sua disponibilità. Grazie.